vogliamo adorare il Signore con tutto il nostro cuore. Alleluia, gloria al tuo nome. Santo, santo, santo sei, Signore. Sia benedetto il tuo nome, o eterno. Alleluia, gloria a te, Gesù. Ti adoriamo, Signore. Ti lodiamo. Padre nostro celeste, Dio di grazia, Dio d'amore, veniamo davanti alla tua divina presenza nel nome e nei meriti di Cristo Gesù, il nostro amato Salvatore, e nel suo nome vogliamo lodarti, glorificarti, vogliamo innalzare il tuo nome, Signore, perché tu ne sei degno. Signore, ti chiediamo di benedire le anime nostre. Desideriamo offrirti questo culto con tutto il nostro cuore questa sera. Alleluia. E insieme, di pari consentimento, vogliamo dire gloria a Dio. Signore, tu hai fatto cose grandi nella nostra vita. Tu ci hai salvati, ci hai benedetti di ogni benedizione spirituale. E noi questa sera siamo felici di essere qui a Torre del Greco in un culto giovanile, dove, Signore, questa sera certamente tu manifesterai la tua gloria. Salva questa sera, Signore, battezza con lo Spirito Santo, parlaci per bocca del tuo servo. Alleluia. Noi abbiamo bisogno questa sera, abbiamo necessità, abbiamo urgenza della tua parola. Alleluia. Ungi il tuo servo, ungi i nostri cuori, Signore, ed aiutaci a mettere in pratica quanto tu ci darai. Grazie di come hai guidato i fratelli Zigani in mezzo a noi. Voglio tu benedire ancora di più il loro ministero, il ministero che tu gli hai affidato, affinché siano di edificazione, di benedizione dovunque tu li guiderai. Ed ora, Signore, noi ti glorifichiamo ringraziandoti per questa serata e veniamo a te nel nome di Gesù, e in lui solo apriamo questo culto, il benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Vogliamo presentare ogni giovane qui presente che non ha ancora sperimentato la grazia di Dio, la salvezza della propria anima. Alleluia. Preghiamo per loro. Preghiamo che il Signore ci rivesta di potenza. Alleluia, che battezzi con lo Spirito Santo affinché possiamo evangelizzare con franchezza. Alleluia, gloria a Dio. Gloria a Dio, alleluia, benedetto il tuo nome, Gesù. Oh Signore, noi questa sera, Padre, ti vogliamo ringraziare di come ci fai essere qui nella tua casa. Oh Padre, il nostro cuore è pieno di gioia, Signore, perché noi giubiliamo alla tua presenza, Padre. Oh Signore, ti vogliamo chiedere in questa sera di farci vedere veramente, Signore, la tua gloria, Padre. Signore, veramente ti chiediamo di battezzare col tuo Santo Spirito, Padre, o di salvare, Signore, quanti giovani ancora non ti hanno accettato, Padre. Grazie, Signore, perché tu un giorno sei entrato nella nostra vita, Padre. Grazie, Signore, perché l'hai cambiata, Signore. Ci hai donato la vera gioia, la vera pace, Signore, e soprattutto ci hai donato la certezza della vita eterna, Padre. E oggi noi viviamo per quello, Signore, o viviamo perché un giorno vogliamo vederti, Signore, perché un giorno vogliamo essere per l'eternità con te. Signore, opera, ti chiediamo di benedire i fratelli ospiti, Signore, ti chiediamo di guidarli, Signore, parla ai nostri cuori, Padre, noi abbiamo bisogno della tua parola, Signore, opera con potenza, Signore, scenda la tua gloria su di noi, Padre, e ogni cosa te la chiediamo in Cristo Gesù, Signore, il tuo figliolo che tu hai amato e benedetto in eterno. Alleluia. Te la gloria, Dio di Israele, alleluia. Signore, grazie. Dio sia lodato in eterno. Sarà gran gioia, canterà la vittoria di ricchezze, godremo lassù. Gloria a Dio, abbiamo un grande tesoro. Dio ci ha donato un grande tesoro.
E per sapere come si fa ad arrivare a prendere questo tesoro ci vuole la mappa. Questa è la nostra mappa. Ce l'avete? Sì? Non ve la faccio alzare perché già avete capito, dici chi se la fa alzare. Ce l'avete la mappa? Sì? La leggete per vedere come si arriva? Attenzione, che basta poco per uscire fuori di strada. Basta poco e non si va verso il tesoro, si va verso la morte. Ci stanno i pirati. Noi vogliamo andare verso il tesoro. Tante persone vogliono andare verso il tesoro e non stanno seguendo la Bibbia, non stanno seguendo le indicazioni della parola di Dio. E allora ecco che si prostrano davanti alle immagini, alle sculture. Scusate se ve lo dico, forse ce la prendiamo sempre con quelli che adorano le immagini e le sculture, ma gli evangelici la stanno seguendo la mappa. Giovani, ce l'avete? La leggiamo tutti i giorni per vedere, ma fammi vedere, ci sto su questa strada, sto sulla retta via. Un giorno ho detto a un giovane: a me quello che dici tu e che pensi tu, o quello che dico io e penso io, non vale niente. Bisogna vedere quello che dice la parola di Dio, quello che ci ha dato il Signore nelle mani. Il Signore non ci ha fatto trasmettere la sua parola con il verbo nostro, cioè io te lo dico a te, e di generazione in generazione ci passavamo le indicazioni. Sai dove stavamo mo? Ci ha dato una parola scritta che bisogna leggere, bisogna meditare e riporre nel cuore. Come renderà il giovane la sua via pura? Badando ad essa mediante la parola di Dio. Io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. State leggendo la Bibbia, stiamo leggendo la parola. Quando la leggiamo, noi vediamo se ci siamo allontanati dalla parola. Ritorniamo sulla retta via, perché noi vogliamo arrivare a quel grande tesoro. Amen, gloria a Dio. Ora vogliamo ascoltare degli inni, vogliamo lasciare il programma. Abbiamo la gioia di avere con noi i fratelli Zigani. È una gioia rivedere il fratello Elvis, pastore della Francia, che è con lui, che ci predicherà la parola. Elvis tradurrà. Stasera non godremo Elvis, ma il Signore ci parlerà e noi siamo sicuri che ci parlerà. Ma sapete, voglio dire una cosa: i fratelli si sono disposti, sono qui, hanno pregato, hanno cercato il Signore. Ora ascolteremo prima degli inni, non so, uno o due cantici, quello che il Signore metterà nel cuore, qualche parola di testimonianza. Poi subito dopo ascolteremo la predicazione della parola. Ma noi stasera mica siamo venuti a teatro, noi a teatro non ci andiamo più. Qualcuno è venuto a teatro o al cinema? No, non siamo venuti né al cinema e né al teatro, e non siamo neanche spettatori. È quello che noi ascoltiamo e che gustiamo e che realizziamo sarà una benedizione, fratelli, non qui. Qui noi godiamo della benedizione di Dio, ma è una parte, è una piccolissima parte di quello che il Signore ci darà quando, uscendo da questo luogo, noi completiamo il cerchio mettendo in pratica quello che Dio ci ha fatto realizzare, quello che Dio ci ha donati. Altrimenti resta un Friedenwall, un'emozione, un'emotività, e abbiamo gustato poco, una parola epidermica, superficiale, leggera, che ci scivola addosso. Ma quando invece la parola di Dio penetra, usciamo fuori di qui e ci portiamo queste benedizioni a casa. Una volta ho detto a un giovane, ma io l'ho detto diverse volte, ho detto un giovane a Cercola, in una casa privata dove abbiamo fatto un culto, in una casa pensavamo di essere 4 o 5, siamo arrivati in 30 in una stanza, e io ho dovuto predicare vicino al muro così, non riuscivo ad avere la Bibbia in mano perché eravamo tutti schiacciati. Poi alla fine il Signore ci ha così benedetto che prima di andare via un giovane è venuto da me e mi ha detto: pastore, stavolta voglio fare sul serio, ho ascoltato tante volte la parola. E io ho detto: perché non fai una cosa? Quello che hai ricevuto, Gesù, portatelo a casa.
Questo giovane qualche mese dopo è sceso nelle acque battesimali a San Sebastiano al Vesuvio, oggi frequenta la comunità di San Sebastiano, Dio lo ha benedetto grandemente. Quello che ricevi qui stasera, portatelo con te. Amen. Fratello, vieni, cantaci degli inni. Fratello Elvis, però vieni, lo presenti. Gloria a Dio. Vi saluto nell'amore del Signore. Come diceva il fratello Dino, facciamo attenzione al tesoro che Dio ha messo nei nostri cuori. Perché non ci sono solo i pirati, ci stanno pure gli zingari e quelli sono mariuoli, eh? Allora, per natura, gloria a Dio. A volte si scherza, ma nello scherzo ci sono delle verità. Abbiamo un tesoro e dobbiamo tenerlo veramente con tutto il nostro cuore, con grande cura, perché Dio sicuramente farà aumentare questo tesoro. Non sto parlando di un tesoro terreno, sto parlando di un tesoro spirituale. Gloria a Dio, è una gioia per noi essere qui con voi. Tante volte, no? Tu vieni al culto, vieni alla riunione, cioè succede che a volte arrivi in riserva, sei sul rosso, poi vieni, ti siedi afflitto, abbattuto, non lo so, magari qualche problema, sicuramente un attimo solo, e la presenza di Dio cade su di te e hai subito il pieno, come ti senti bene, come tutto è diverso. E questa sera questa presenza è qui e noi vogliamo essere riempiti di questa presenza. Se siamo magari in riserva, Signore, stasera vogliamo fare il pieno e non vogliamo nessun impedimento, non vogliamo niente che disturbi questa tua presenza nei nostri cuori. Vogliamo essere riempiti fino a traboccare. Amen. È una gioia per noi essere qui. Il 15 di questo mese sono andato in Francia dai fratelli, sempre della MES, Missione Evangelica Zigana, sempre associate con le Assemblee di Dio che sono in Francia, e sono rimasto 3 giorni con loro. Abbiamo fatto 3 giorni di missione e abbiamo parlato un po' di questa opera meravigliosa che c'è a Napoli, di come il Signore ha benedetto le vostre vite, di come il Signore ha riempito i vostri cuori, quanta ospitalità che avete, quanto amore che avete. E io ne parlavo con i fratelli si sono incuriositi, hanno detto: ma non ci possiamo andare anche noi? E abbiamo detto: sì, chiedo al fratello, a qualche fratello, telefono e vediamo un attimo. E poi il fratello Mattia ha detto: sì, venite pure, organizziamo un girettino e facciamo vedere quest'opera ai fratelli francesi, che sono poi i vostri fratelli, che siamo poi i vostri fratelli. C'è un'unica opera meravigliosa, e quando sono venuti veramente hanno visto che avete dei valori che sono grandi, preziosi. Il tesoro, il famoso tesoro, tenetevelo, perché i ladri vogliono rubarlo. Tenetevelo e fate attenzione. Ci ascolteremo alcuni cantici, abbiamo qualche testimonianza, quindi andiamo leggermente di fretta. Vieni, fratello Mirko. Il tuo cuore soffre, il tuo Dio non fallisce, non fallirà mai. Se la notte è così grande che ti ha fatto perdere la fede, il tuo Dio entra in guerra e combatte per te. Alza i tuoi occhi, vedrai di nuovo il sol brillare, la promessa di Dio è di vincere il mal. Alza i tuoi occhi, vedrai di nuovo la sua mano, la promessa di Dio è di vincere il male. Promette, non morirò, io non soffrirò, avrò la fede di Abramo, non morirò.
amare. Se la notte è così grande, ti ha fatto perdere la fede. Dio entra in guerra e combatte per te. Alzando gli occhi vedrai di nuovo il sole brillare, la promessa di Dio è di vincere il mal. Alzando gli occhi vedrai di nuovo la sua mano, la promessa di Dio è di vincere il male. Promesso che con te vincerò, se Dio lo promette morirò. Io non soffrirò, avrò la fede di Abramo. Non morirò, che hai promesso che con te vincerò, se Dio lo promette non morirò. Io non soffrirò, avrò la fede di Abramo. Di Dio e di vincere il male. Gloria a Dio. Non so quanti di voi, giovani o meno giovani, poi nei nostri cuori siamo sempre giovani, no? Perché anche chi è vecchio e confida in Dio, spera in Dio, ringiovanisce come l'aquila. Può darsi, non lo so, stai attraversando un momento buio, un momento oscuro, un momento difficile, e magari dentro di te dici: io non ce la faccio, non riesco. Questo cantico diceva che Dio ha messo in noi qualcosa di importante, ha messo in noi una piccola fede che, se la mettiamo in Lui, può fare grandi cose. Alza i tuoi occhi, non guardare sempre giù a terra, alle cose del mondo, alle cose della vita. Alza i tuoi occhi, guarda al Signore e vedrai ancora il sole brillare spiritualmente sulla tua vita. Amen. Andiamo un po' veloci perché abbiamo diverse testimonianze. Sarà una sorella, la sorella Loredana, verrà qui e ci dirà come ha conosciuto il Signore. Gloria a Dio. Non nascondo che sono emozionata, sono un po' timida, ma il Signore dice: vai, racconta le meraviglie che ti ha fatto il Signore. E io in questa sera voglio raccontarle. Circa 20 anni fa è venuto il fratello Elvis e altri fratelli a fare delle riunioni che io non l'avevo mai ascoltate, perché non è che ricercavo, non andavo manco in chiesa, niente. Per me era... tenevo dei piccoli amuleti, queste cose qui come portafortuna, ma non seguivo né chiesa, niente. E sono venuti qualcuno lì mi aveva detto: guarda, è venuto un pastore lì. Io ho detto: pastore? E chi è? Ho detto: anche in mezzo a noi mo ci stanno i preti, perché io non credevo questo. E lui dice: no, è un servo che predica la parola di Dio e ci hanno invitato questo. Però prima di questo io racconto com'ero nel mondo. Ero molto legata, perché nelle nostre tradizioni zigane eravamo molto legati. Per me, se non c'era il Signore che mi liberava, veramente io non potevo, insomma, eravamo molto legati. Ero da piccola, che avevo circa 11 anni, che fumavo, facevo le cose di questo mondo. Vivevamo, andavamo a fare cose che non andavano bene, insomma, che non piaceva al Signore, veramente. E poi sono stato questo invito e siamo andati ad ascoltare la parola di Dio. E quando sono entrata ho sentito subito la sua presenza, però non sapevo niente e mi sono spaventata. E sono tornata a casa, dicevo al mio compagno: ma ho sentito qualcosa, come mai, che c'è lì dentro? Io non voglio più andare, non lo so. Avevo questa paura, però dentro di me sentivo come un bramare. E abbiamo seguito queste riunioni così, andando, e il Signore sentivo che parlava al mio cuore.
e mi faceva l'invito ad accettarlo. Se non l'avrei accettato sarei stata perduta. E io non avevo mai chiesto questa domanda, non avevo mai sentito questo. Ho detto, se veramente così ne va la mia vita, veramente c'ho l'anima, questa cosa. Non avevo mai domandata queste cose, veramente non ne sapevo niente, e sentivo che il Signore parlava al mio cuore. Seguendo così per un po' di tempo, poi uscivo, facevo ancora le cose di questo mondo, e quando entravo nella presenza di Dio il Signore mi parlava. E io non ce la facevo più, ero molto legata. Fin da piccola io soffrivo molto d'ansia, avevo 9-10 anni, tutte le sere mia madre mi portava al pronto soccorso a visitare, perché mi sentivo male qui, male qua, sempre così, e mi dicevano non c'è niente questa ragazza. E sono andata avanti per un po' di tempo così, e poi crescendo ho nascosto questa ansia. Ero piccola ma ne stavo di più, e crescendo l'avevo nascosta così. Entrando nella presenza di Dio, il Signore mi faceva sentire com'ero, che ero una peccatrice, che ero privo della sua gloria, che avevo bisogno di Lui e che ero molto ansiosa. E ho sentito veramente la grazia di Dio che mi stava chiamando, ma io non ce la facevo. Un giorno sono andata nella mia roulotte, perché la sera poi il Signore mi aveva parlato veramente, ho sentito proprio nel mio cuore, mi sono sentita male proprio davanti a Lui, mancante. E ho chiesto veramente con tutto il mio cuore, nella semplicità, mi sono messa in ginocchio, mi sono chiusa nella roulotte, una semplice preghiera avevo fatto. Ho detto, Signore, se è vero che Tu esiste come dicono loro, e che puoi fare qualcosa per me, e che puoi liberarmi, perché solo Tu lo puoi fare, perché io non ci riesco, perché vengo nella Tua presenza, sento che Tu sei vivente, sento la Tua parola, ma io non ce la faccio, fallo questo istante, perché io non verrò più sino a questa riunione, perché non ce la faccio a rimanere così. Il Signore non ha tardato, subito l'ha fatto. Io dopo mi sono alzata, ho finito questa preghiera, qualche giorno avevo acceso la sigaretta, io come fosse che non avevo mai fumato, tutte le gambe il Signore me l'ha tolte, e voglio dargli la gloria per questo. Seguendo questa riunione, pian piano ci siamo convertite tutte, la mia casa, strada facendo, perché il Signore è veramente meraviglioso, è potente, veramente è un Dio vivente, l'ho sperimentato sulla mia vita. Mi hanno diagnosticato un male al seno, c'avevo un male, un tumore. Ma tempo fa io ero venuta qui sempre a Napoli, c'era il fratello Modugno che aveva fatto una testimonianza, sarà 4 anni fa così, dove facevano delle piccole missioni, e sono entrata e ho sentito questa testimonianza, mi era entrata nel mio cuore e ogni tanto mi veniva a mente e sentivo la presenza di Dio, e io non sapevo che ero malata. Poi sono andata a fare questo esame e mi hanno trovato questa diagnosi, e lì ho sentito veramente il mondo cadermi addosso, veramente. Mi hanno ricoverato in ospedale, sono stata qualche giorno e mi hanno detto qui dobbiamo operare, qui e là, e io non avevo accettato, avevo firmato e sono uscito, ho detto andiamo via di qua, io non voglio operarmi. Insomma, andiamo a Pisa, sono andata a Pisa, c'era un medico lì, mi sono visitata tutto quanto, sono andata dei specialisti, mi hanno fatto risonanza magnetica, tutto quanto, e mi hanno diagnosticato sempre questa malattia. E quella lì veniva della, proprio dove c'è questi specialisti, di questo qui del seno, proprio la senologia, e mi hanno detto che io non lo sapevo, però per mio marito mi hanno detto che dovevano togliere tutto completamente. E mentre che stavo lì aspettando, insomma, che stavo l'operazione, e sentivo sempre questa testimonianza nel mio cuore di questo fratello che aveva testimoniato che prima che andava all'ultimo momento il Signore aveva operato, mentre che vengono col lettino a prendermi, gloria al tuo nome, sì, ho sentito una grande presenza scendere su di me, perché io avevo molta paura, tremavo tutta e non volevo affrontare questa cosa. Ho sentito una grande presenza e ho sentito la liberazione del Signore, veramente, e ho dato gloria a Dio. Quello diceva, guarda che stai operando, non stai andando al supermercato. Ho detto, lo so, però io c'ho il mio Dio. Sono entrata, dopo un po' mi hanno svegliato dall'anestesia, mi avevano operata, non avevano trovato nulla. Quella dottoressa è venuta lì da me e mi aveva detto, io non lo so che è successo, io non mi sono mai sbagliata. Tu devi ringraziare Dio, vuoi che posso abbracciarti? Vieni vicino a me, voglio abbracciarti. Mi ha abbracciato e io non sapevo però
com'era il mio stato. C'era una a fianco a me, il Signore mi ha detto: chiedili cosa ha fatto quella signora. E vedevo che piangevo, ho detto: come faccio a chiederle questa signora cosa ha fatto? È così disperata, vado pure a chiederlo. Però dentro il mio cuore dite: chiedelo. Ho chiesto a questa signora, ha contato la sua vita com'era la mia, e lei gli hanno tolto via tutto. Il Signore mi ha detto: vedi com'eri? E io ho operato, e io voglio dargli la lode e la gloria, perché Dio è meraviglioso. Non tarderà mai Lui a rispondere alle preghiere, veramente, perché abbiamo un Dio grande. Voglio dargli la lode e la gloria che le appartiene. Emanuele è con noi, alleluia, gloria a Dio. Qualcuno magari ha un timore dentro di sé, ha paura, perché magari portarsi anche proprio per una malattia. La rivelazione del cielo è qui, il Signore è qui, non devi avere paura, non devi temere. Il Signore opera così, in un attimo, non ha bisogno di grandi funzioni. Mentre sei qui, magari dici: Signore, toccami, ho bisogno di guarigione. Lui viene e ti guarisce. Intanto inizia a lodarlo, confida in Lui, abbi fede in Lui, e in un attimo il Signore ti guarisce, esci e te ne vai guarito. Amen. Gloria a Dio. Questo è il nostro Dio, e Egli è in mezzo a noi. Ascoltiamo il fratello Davide, verrà e ci racconterà anche lui
come ha incontrato il Signore. Lui è il marito della sorella che ha testimoniato prima. Non lascia mica venire sola, eh. Gloria a Dio. Per me è un privilegio essere qui e poter testimoniare del Signore. Ero a Roma lunedì, quando era partito il fratello Elvis, mi ha chiamato dalla macchina, diceva: mi raggiungi sabato? E a me ha fatto molto piacere, perché molte volte, qualche altra volta, sono venuto qui a Napoli sempre per l'invito del fratello Elvis, e sono stato sempre benedetto, perché in queste chiese e in altre comunità ho ricevuto sempre benedizioni. E per me in questa sera è un privilegio che il Signore mi ha dato, e voglio dire grazie al Signore, perché prima di tutto sono bisognoso di Lui. E se tu sei bisognoso in questa sera, sei nel posto giusto proprio. E voglio dire grazie al Signore. Sapete, sono passati tanti anni da quando ho accettato il Signore Gesù Cristo, e è sempre un'emozione potersi esprimere, perché non si trova sempre, quasi mai, le parole per poter esprimere quello che Dio ha fatto per noi. E molto tempo fa era venuto il fratello Elvis a Roma con altri fratelli, e io conoscevo da prima il fratello Elvis nel mondo, quando era inconvertito. E quando mi hanno detto: sai, il fratello Elvis si è convertito all'Evangelo, che non sapevo molto cosa significava, e mi avevano invitato a una riunione dove lui faceva queste riunioni piccole sotto le roulotte, con le piccole tende piccoline, ero andato e ho visto il fratello Elvis e predicava la parola di Dio, poi ha testimoniato, io lo guardavo e volevo vedere dove era l'inganno, dico: ma che ha fatto? Perché conoscendolo come ero prima, poi noi zigani siamo un popolo un po' diffidente, vivendo sulla strada, crescendo sulla strada, diventi diffidente. Allora, quando senti qualcuno che ti parla d'amore, non è che ci credi subito, dico: ma qui che c'è? Boh. Mano a mano andavo a queste riunioni, e per me era difficile, perché poter convertirmi, poter fare quella vita, sentivo che erano delle belle parole, sì, ma dico: poi come faccio a vivere io? Perché il pensiero nostro, vivendo un po' come ci pareva nella libertà, era difficile, però il Signore, con la sua grazia, ha avuto pietà di me. Mi ha fatto sentire un peccatore, quanto io credevo di essere giusto. All'inizio dico: io non ho bisogno di Dio, perché non ho fatto mai niente di male, per me era niente di male. E invece il Signore mi ha fatto sentire che avevo un grande bisogno, un grande vuoto dentro di me. Pure avendo un po' tutto, quanto mi sono avvicinato al Signore, ho sentito che avevo un vuoto nel cuore, un vuoto che non potevo più colmarlo con le cose che conoscevo, perché avevo sentito la sua presenza, avevo sentito questo calore, questa parola viva che veniva predicata, e piano piano il Signore mi aveva cambiato. In poche riunioni che ho fatto, il Signore aveva trasformato la mia vita. Avevo accettato il Signore con tutto il mio cuore. Ero uno delle prime famiglie convertite a Roma, fra i zigani, che ci conosciamo un po' tutti, e sapendo un po', è stato difficile all'inizio. Per fratello Ervi è stato più difficile, ma poi è venuto anche per noi il difficile, perché tutti i parenti, i cugini, gli zii: ma che avete fatto? Ma com'è che non bevete più? Ma com'è che non fate più questo? E com'è? Ci venivano a riprendere, a guardarci nella faccia, dicevano: ma cosa avete? E ci offendevano, e ci prendevano in giro, avevano detto di tutto. Ma più dicevano così, e più mi sentivo la voglia di andare vicino al Signore. E io voglio dire grazie al Signore, veramente. E poi in quel periodo lì, voglio raccontare in breve la mia testimonianza, perché sarebbe troppo lunga. Il Signore ha fatto tante cose per me. Quel periodo lì che ho conosciuto il Signore, mi ero ammalato, ero già ammalato un po' da prima, non lo sapevo. In quel periodo che mi veniva trasmessa la parola di Dio, piano piano mi ero convertito. All'inizio mi ero ammalato, una sera ero andato a dormire nella mia roulotte, e fra la roulotte, il letto e la camera e la parete c'è poco spazio. Avevo aperto gli occhi e non mi sentivo più le gambe, e ho svegliato mia moglie, ho detto: non mi sento più le gambe, dammi una mano a alzarmi. Volevo alzarmi dal letto solo, ma non ci riuscivo, e lei mi ha dato, dico: dammi una mano, prendi le gambe, tirali giù dal letto, forse sono addormentate, non lo so. Ma
alzandomi ero caduto fra il letto e la parete e non riuscivo più a alzarmi in piedi, e mia moglie mi diceva: vado a chiamare tuo fratello all'altra roulotte, eravamo tutti vicino, e io non volevo, perché non volevo che mi vedeva in quello stato, forse era un po' di vergogna, un po' di orgoglio, non volevo che mi vedeva in quello stato. Dico: no, dammi una mano tu, vediamo se riusciamo. Ho provato ma non ce l'ho fatta, e dico: vai a chiamarlo. È andato a chiamarlo, mi ha alzato, mi hanno portato all'ospedale, fra un esame e l'altro avevano scoperto che avevo delle tiroidi. E voi sapete benissimo, chi conosce questa malattia, è una malattia che non si guarisce dalle tiroidi. Questi ci sono diversi tipi, i miei che avevo, questo specialista mi ha detto, ne avevo visti pochi casi, forse due, toglievano l'ossigeno al sangue e non mi facevano più stare in piedi. E allora, voi potete sapere, mi avevano dato delle medicine, mi avevano per un periodo preso queste medicine, poi mi ha detto: poi ti dovrai operare, ma ugualmente dovrai prendere una medicina per tutta la vita. E allora lì mi sono sentito un po' abbattuto. Sapete voi quanto vi diagnoschi una malattia che avete, che non guarite mai da questa malattia, potete capire voi come vi sentite. I fratelli mi hanno detto: se tu credi, il Signore ti può guarire. Non conoscevo bene la parola di Dio, però ho detto: io credo. Avevano pregato e avevo preso le medicine, mi ricordo quelle medicine le dovevo prendere per diversi periodi, le avevo buttate, il Signore mi ha detto: ti ho guarito. Io ho sentito nel mio cuore questa fede certa, avevo buttato queste medicine e il Signore mi ha guarito. Sono passati diversi anni e mi ha guarito totalmente, ma quello che importa di più è che mi ha guarito nell'anima. Io voglio dire grazie al Signore, vorrei dire tante cose, ma che il Signore sia benedetto in questa sera. Amen. Prima di poter fare l'ultimo cantico, vorrei anch'io condividere con voi la mia testimonianza. Sapete, la mia testimonianza è un po' difficile, tante volte vorrei evitare di poterlo raccontare perché parla di una mancanza, la mancanza di mia madre. Vorrei ritornare indietro circa di 23 anni fa, quando su al nord c'era questa banda, vorrei precisare che sono vittime della Uno Bianca, questa banda che su al nord facevano rapine, facevano male alla gente, hanno cominciato poi, non si accontentavano più di poter fare delle semplici rapine, dei semplici furti, di poter derubare lo Stato, ma hanno cominciato a poter anche uccidere delle persone innocenti. Quella mattina sono passati davanti a questa nostra microarea, area sosta, che era solo per l'inverno, poiché noi eravamo ex giostrai. Quell'inverno sono passati, era un 23 dicembre del 1990, sono passati davanti a questa area sosta, hanno fatto un'inversione, poi sono scesi dalla macchina in quattro, hanno cominciato a sparare all'impazzata dentro le roulotte. E quella mattina c'è rimasto vittima mia mamma e mio cugino, e la figlia di mio cugino gli hanno sparato in una gamba, aveva appena 6 anni. Per noi in quell'istante non comprendevamo cosa era successo, poiché io avevo anche 9 anni, però ti posso dire che difficilmente dimentico quello che ho visto, quello che ho passato. Noi in quei tempi non si vivevano dentro le case, ma purtroppo delle semplici roulotte dove non ci sono mura, non ci sono porte, divisori. La realtà era lì evidente anche noi bambini a 9 anni. È una situazione molto difficile per me. Tante volte dimentico anche dei tratti della mia testimonianza perché vorrei veramente dimenticarla. E poi ho constatato una grande consolazione di Dio. Dio non solo consola i nostri cuori, ma ci toglie tutto ciò che consiste il male nel nostro cuore. Però purtroppo, per poter testimoniare che Cristo vive e per poter testimoniare che Cristo cambia le vite delle persone, fa anche questo. E noi siamo qua per poterlo fare con tutto il nostro cuore. Io sono cresciuto così, mio padre si è trovato da solo con 4 bambini, il più grande aveva 12 anni, io il più piccolo 9 anni, e la nostra vita andava avanti così. Per qualche tempo avevamo avuto dei parenti intorno a noi, ma poi nel tempo poi trascorso le loro anche loro avevano delle famiglie da poter curare, da poter custodire, e ci siamo trovati, non dico soli, ma col nostro problema. Sono passati qualche anno e io nei primi tempi della situazione difficile di questa brutta esperienza cercavo di poter andarmi a ricoricare e poter dire, non so a chi pregavo, non so a chi invocavo, ma speravo con tutto il mio cuore che la mattina mi potevo svegliare e di poter dire che era solo un brutto incubo. Ma invece ogni mattina era un grande dolore, ogni mattina era un grande dolore. Così l'ho portato avanti
per tutti i miei giorni. Poi sono cresciuto, poi a 15 anni, 16 anni ho cominciato a fare la mia vita, le mie prime esperienze con il mondo, ho cominciato a tastare dei tasti non buoni, prime droghe leggere, ho fatto abuso di alcol, ho cominciato a fare tutto quello che offriva al mondo, lo facevo, ma lo facevo perché volevo farlo con tutto il cuore, non volevo più sapere niente della vita per bene, volevo essere un ribelle totale, poi perché dentro c'era un qualcosa di ribellione nella mia vita. E così crescevo, così, e crescevo, e cresceva anche il mio orgoglio nella mia vita, cresceva anche questo odio che vivevo nel mio cuore. Poi un giorno il mio gruppo, i miei amici, mi hanno chiamato e mi hanno detto: Mirko, sai, là c'è una festa, ci sono delle giostre, perché non vieni a farci compagnia? E lì per lì ho detto no, non ho voglia di venire stasera, voglio stare a casa, poi mio padre non vuole. Abbiamo già litigato, non ho voglia di, perché lui, mio padre non voleva nemmeno che mi prendevo uno scooter, poi l'ho portato a casa per forza e abbiamo bisticciato. Ma poi il giorno dopo mi hanno richiamato ancora i miei amici e mi hanno detto: Mirko, ti dobbiamo parlare, ci troviamo ai giardinetti. E tu ti ricordi ieri sera quando noi ci siamo andati alle giostre, ti abbiamo chiamato e tu non sei venuto? E abbiamo detto: beh, cosa è successo? Noi abbiamo incontrato il figlio di Savi, anche lui alla nostra età, noi siamo con te, qualsiasi cosa che tu vuoi fare, noi siamo con te. Lì per lì sono diventato di ghiaccio. Tutto quello che era nel mio cuore, la mia sofferenza, l'avevo in un certo modo placata con il mondo, con la libertà, con la poca libertà che avevo. L'avevo dimenticata con la compagnia, con la vita giovanile, con queste passioni. Ma in un attimo, in un istante, mi è riuscito tutto quello che era dentro il mio cuore. Si era manifestato ancora, si era manifestato l'odio, il rancore, si era manifestato ancora il dispiacere di mia madre, si è manifestato ancora la scena che ho visto. Ho detto: basta, voglio uccidere questo bambino qua. Aveva la mia età, aveva 15 anni, voglio uccidere anch'io questo ragazzo, voglio fargliela pagare così, voglio che i loro cuori nel carcere devono soffrire come abbiamo sofferto noi, poi non mi importa più cosa farò per la mia vita. Sono andato indietro, mi sono armato, ho preso una pistola di mio cugino, l'ho messa sotto lo scooter e sono partito da solo, cercando di poter fare le strade più difficili, più buie, perché non volevo nessuno che mi potesse fermare. La mia meta era di arrivare, di poter uccidere questo ragazzo e andarmene. E poi se andavo dentro, andavo dentro. Se scampavo era meglio. Questo era il mio scopo. Ripeto, facevo delle strade molto difficili, delle strade molto buie, anche di campagna le ho fatte. E poi una voce mi dice: fermati. Fermati. Io mi sono fermato con lo scooter. Ho cominciato a meditare questa voce. E questa voce mi continuava a dire: fermati. Fermati con la tua mente. Vuoi calarti nei loro panni? Vuoi diventare come loro? Vuoi essere una persona che uccide altre persone? Vuoi diventare anche te una persona così malvagia? Ripensa a quello che hai ricevuto, non farlo passare agli altri. Lì per lì, in un istante, ho girato lo scooter, sono andato a casa, ho riposto ancora l'arma al suo posto e sono andato a letto. Ho spento il telefono. Alla mattina mi sveglio, ricevo il telefono, ho visto un sacco di chiamate. I miei amici vengono a trovarmi e mi dicono: ma perché non sei venuto ieri? Ho detto tante di quelle scuse, tante di quelle bugie che elencarle ora le dicevo anche con una voce tremolante per la vergogna, e hanno cominciato a dirmi: sei un codardo Mirko. E sono andati via, e vi dico la verità, ho sentito come una pugnalata al cuore. Sembrava che per me avevo tradito mia madre, avevo fatto vendetta, la vendetta carnale, e sono cresciuto così con un'ansia totale, veramente. Più crescevo io, più cresceva la mia ansia, più crescevo io, più cresceva il mio rancore per questa gente. Poi ho detto: basta, voglio allontanarmi dalla mia compagnia, voglio farmi una famiglia. Ero arrivato all'età di maggiorenne, avevo messo a parte due soldi con dei lavori loschi, voglio farmi una famiglia, voglio farmi una posizione, voglio essere un qualcuno. Mi sono sposato, così ho fatto, ho preso la macchina, abbiamo preso casa. Poi nel mio cammino ho incontrato una persona che per me era molto importante, era mio cugino. Questa persona, anche lui faceva dei lavori brutti nel mondo, vendeva stupefacenti, ho cominciato anch'io a lavorare con lui. Ho cominciato a lavorare con lui e io la mia posizione stava crescendo con la mia fama.
E poi, in un istante, dopo qualche tempo, alla mattina, verso le 5:30, 6 di mattina, mi chiamano, mi dicono: Mirko, è morto tuo cugino, vieni qua. Mi sono trovato veramente distrutto, non comprendevo più cosa è successo. Una persona così giovane, aveva 27 anni, perché? Perché è morto? Faceva abuso di cocaina, io non lo sapevo. Usava tutte le sere di cocaina, tutte le sere, io non lo sapevo. L'ho frequentato per 4-5 anni e non lo sapevo. Mi è crollato il mondo addosso, mi sono trovato veramente solo, mi sono trovato solo con mia moglie. Poi è nato mio figlio, e la mia vita stava crescendo, si era formata in un certo modo. Però quello che era nel mio cuore era rimasto ancora, anzi era cresciuto appieno. Era diventato un orgoglio maggiorenne, era diventato un odio maggiorenne, un'ansia da uomo, un'ansia vera. Ma poi un bel giorno, un meraviglioso giorno per la mia vita, il Signore ha mandato un cristiano evangelico a potermi testimoniare di un Cristo vivente che poteva cambiare la mia vita, poteva cambiare la mia casa, poteva cambiare la mia mente, poteva darmi un senso di ragione, un senso di vita. Lì per lì non avevo accettato le sue parole, ma poi, dopo qualche breve tempo, mi stava elencando delle cose che solo io sapevo, nemmeno mia moglie lo sapeva. E lì per lì non ho esitato di poter dire: basta, voglio andarmene, ora ti lascio, vado a ritirarmi nella mia casa. E poi queste parole non mi davano più pace per 1, 2, 3, 4, 5 giorni, una settimana non mi davano più pace, giorno e notte. Alla mattina mi svegliavo e meditavo, non so cosa meditavo, ma meditavo, pensavo alla mia vita, pensavo a mio figlio, pensavo a mia moglie e pensavo. Poi una voce mi rimbombava nel mio cuore, mi diceva: mettiti nella tua camera, inginocchiati e invocami. Io lì per lì l'ho fatto e ho detto: Signore, se sei quel Dio che dice questo evangelista, questo cristiano evangelico, voglio che tu possa manifestarti nella mia vita in questo giorno. Ho bisogno che tu possa risanarmi, ho bisogno che tu possa consolare il mio cuore. E vi dico la verità, sono esploso in una grande gioia, in una grande benedizione per la mia vita, per la mia casa. La mia casa era a 200.000 gradi, non so il perché, ero tutto sudato, ero distrutto, non smettevo più di piangere, non smettevo più di chiedere perdono a Dio, a questo Dio che mi avevano elencato. E poi avevo realizzato che Cristo era vivente, avevo realizzato che Dio aveva dato suo figlio per la mia vita, avevo realizzato che ero entrato nella grazia e ho detto: Signore, grazie, aiutami a poterti seguire con tutto il mio cuore, con tutta la mia casa. Oggi ho una casa in Cristo, ho una casa pienamente nella grande benedizione di Dio, ho una casa formata in Cristo Gesù, la mia casa si è ingrandita, ho 3 figli. E per me è una grande gioia essere qua ancora a Napoli per la terza volta, è la prima volta che vengo in questa chiesa, meraviglioso per me essere qua, è una grande gioia per essere qua, perché poi io sono un fratello che a Bologna cura il gruppo dei giovani e non sapevo che era una serata per i giovani. Io penso che te che sei giovane e è la prima volta che sei qua, ti posso dire che non è un caso che tu sei qua. Non è un caso che io ti testimonio, non è un caso che io sono giovane e ti dico che il mondo è così, ti dà, ti fa diventare un qualcosa e poi in un istante ti toglie tutto all'istante. Ma colui che dà per l'eternità è Cristo Gesù. Dio ti vuole dare una vita, un qualcosa di nuovo, ti vuole farti sentire importante, importante nella sua presenza, vuole farti sentire un figlio di Dio, vuole farti ereditare la sua eredità. Che il Signore ci possa benedire. Io ho sofferto molte volte per dolori e delusioni, amando di essere tradito nel mio cuore, a illusioni e bugie hanno segnato la mia vita. Ho pianto ed ho capito
non devo arrendermi, no, perché sono in piedi. Nonostante il vento soffia forte, tempesta impetuosa, mi colpì in modo forte contro i miei problemi, però sono in piedi. È difficile questo cammino, ma è grande, Dio mi è vicino. Io sono in piedi perché confido in Dio e non nell'uomo. Sono stato molte volte, ero tentato di lasciar te nelle mani ciò che Dio mi ha promesso. Allora ho provato a rialzarmi, dimenticando il passato, ho pianto ed ho capito. Non devo arrendermi, non perché sono in piedi. Nonostante il vento soffia forte, la tempesta impetuosa, mi colpì in modo forte contro i miei problemi, però sono in piedi. È difficile questo cammino, ma è grande, Dio mi è vicino. Sono in piedi perché confido in Dio e non nell'uomo. Io sono in piedi nonostante il vento soffia forte, la tempesta impetuosa, mi colpì in modo forte contro i miei problemi, però sono in piedi. È difficile questo cammino, ma è grande, Dio mi è vicino. Io sono in piedi perché confido in Dio e non nell'uomo. Confido in Dio e non nell'uomo. Gloria a Dio. Ci sta benedicendo il Signore. Allora nessuno di noi metterà un orologio al polso dello Spirito Santo. Non guarderemo il tempo. Lasciamo che il Signore ci benedica. Amen. Vieni, fratello. Pace a tutti. E là. J'apprends votre langue. Sto apprendendo l'italiano. Poco. Je suis heureux de pouvoir me trouver parmi vous ce soir. Sono gioioso di essere qui in mezzo a voi stasera. D'être dans le programme e nel programma de vos églises, della vostra chiesa. Je vois que vous avez de belles églises. E noto che avete una chiesa bellissima. Ça c'est une chose. Questa è una cosa. Mais elles sont bien remplies. Ma ciò che conta è che è piena. C'est le principal. Questo è il principale. Je remercie votre pasteur. Voglio ringraziare il vostro pastore pour me laisser cette place. Per il posto che mi ha concesso. Je me sens chez moi. Mi sento a casa. Je me sens pas étranger. Non mi sento uno straniero in mezzo a voi. Et quand je vous le dis, c'est pas des paroles, c'est la vérité. Quello che sto dicendo non sono belle parole, è verità. Gloire à Dieu. Gloria a Dio. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui connaissent le français? E c'è qualcuno in mezzo a noi che conosce il francese? Personne? E nessuno? Sì, lì abbiamo uno, finalmente, meno male. Che figure. Je vous explique. Voglio spiegarvi. C'est qu'en France. E che in Francia. Vous savez que je suis un zigane. Sapete che sono uno zigano. J'ai fait de l'école. E ho fatto la scuola. Mais pas devant. E pas devant les pas devant les bancs. E però non davanti ai banchi. Mais derrière. E dietro ai banchi.
Alors de ce fait, quand je suis dans les églises des assemblées de Dieu de France, et quindi quando poi vado io nelle assemblee di Dio in Francia, je suis obligé de dire, sono obbligato a dire, excusez-moi, scusatemi, si je parle mal le français, se non parlo un francese corretto. Mais là, je n'ai pas à m'excuser. Ma qui non posso farlo perché tanto nessuno sa. Maintenant, si je parle mal l'italien, et quindi se parlo male che lui si spiega male, la colpa è sua. Ça sera l'interprète. E lui, non sono io. Gloire à Dieu. Voilà, nous faisons lecture ensemble, si vous voulez bien. Se volete, possiamo fare una lettura insieme nel secondo libro di Samuele, chapitre 9. Capitolo 9. Verset premier. Dal primo versetto fino alla fine del 4. Secondo Samuele, capitolo 9, dal primo versetto, dice così: Davide disse: c'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale possa fare del bene per amore di Jonathan? C'era un servo della casa di Saul di nome Siba che fu fatto venire da Davide, e il re gli chiese: sei tu Siba? E gli rispose: servo tuo. Il re gli disse: c'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale io possa fare del bene per amore di Dio? Siba rispose al re: c'è ancora un figlio di Jonathan storpio dai piedi. Amen. Amen. L'histoire va plus loin, mais nous allons prier avant. Vogliamo pregare un attimo? Amen. Demandez à lui, se bien vouloir. Signore, ti diciamo grazie per quello che abbiamo già ricevuto, ma sappiamo che sei un Dio ricco, Signore. Oui. Ci hai benedetto con le testimonianze, con Alleluia. I cantici. Amen. Ma ora ti chiediamo di ungere il tuo servo, Gloire di benedire i nostri cuori. Oui. Leghiamo tutto ciò che non è alla tua gloria. Chiediamo che ogni cosa che non glorifica il tuo nome in questa Alleluia. Sala possa uscire nel nome di Gesù Cristo, e possono i nostri cuori, Signore, Merci. Ancora essere rilassati nella tua Alleluia. Presenza per poter ricevere questa parola meravigliosa. Padre, grazie di ogni cosa in Cristo Gesù, il tuo figliuolo, il benedetto da ora e per sempre. Amen, alleluia. Amen, amen. Comme je vous le disais, l'histoire va plus loin. E la storia sicuramente andava più avanti. Alors, si vous êtes pas trop pressé, si vous êtes pas trop pressé, e se non avete troppa fretta, je prends l'avion lundi. Io prendo l'aereo, lo prendo lunedì. Alors, vous avez le temps de m'écouter. Quindi il tempo ce l'abbiamo. D'accord, frère. Alleluia. Voilà. Cette belle histoire est là et nous relate un homme, un roi. Questa bella storia è qui e ci parla di un uomo, un re. Et ce roi s'appelle David. E questo re si chiama Davide. Et on voit que le roi David. E noi vediamo che il re Davide vient de prendre son institution de roi. E viene a prendere la sua posizione di re. Avant cela, il y avait un roi avant lui. Oh, prima di lui c'era un altro re. Il s'appelait Saül. E si chiamava Saul. Il était un homme rejeté de Dieu. Era un uomo rigettato da Dio. Mais David avait été un homme oint par l'Éternel. Oh, ma David era stato un uomo unto dall'Eterno. Mais David apprend une chose. E Davide aveva capito, aveva appreso una cosa. Et pour lui, c'est une tragédie. Che per lui era? C'est un grand problème. Era una grande tragedia, un grande problema. Parce que David. Perché Davide est confronté. È confrontato à la mort. Alla morte d'un homme, Saul. Di un uomo, Saul. Qui était son ennemi. Che era suo nemico. Pourtant David. E pertanto Davide ne voulait pas de mal à Saül. Non voleva male a Saul. Mais comme on connaît l'histoire. Ma come sappiamo tutti la storia? Saül en voulait à David. Oh, Saulo voleva la morte di David. Mais dans la maison de Saül. E la ragione di Saul? Eh bien, il y avait un homme qui s'appelait Jonathan. Era un uomo che si chiamava Jonathan. Et ces deux personnes, David et Jonathan, étaient unis. Oh, e queste due persone, Davide e Jonathan, erano uniti. C'était comme des frères. Erano come fratelli. Mais voilà, la tragédie arrive. E ecco che la tragedia arriva. Il apprend, il entend, il écoute. Oh, ascolta, apprende. Que dans la maison de Saül. Che nella casa di Saul. Que dans la maison de Jonathan. Che nella casa di Jonathan. Eh bien, il y a eu un décès. E c'era stato un decesso. Alors David vient. E allora Davide viene.
E il dit reste-t-il encore? E dice reste-t-il encore? Resti ancora une personne? E dice c'è ancora una persona de la maison de Saül? Della casa di Saul? Pour que je lui fasse du bien? Perché io possa fargli del bene? A cause de Jonathan? Per causa di questo amore per Jonathan? Et on voit que le roi Saül, et noi vediamo che il re Saul, il vient dans cette maison pour faire du bien. Et va in quella casa per poter fare del bene. Il vient, il cherche. Va e cerca. Il se renseigne. Et il se renseigne. Il demande. Et va a informarsi, a chiedere. Il demande s'il reste encore une personne. Lui si informa per sapere se c'è ancora una persona. Il ne demande pas s'il reste 100 personnes. Non chiede se ci sono molte persone. Mais une personne. Ma basterebbe una persona. Alors là il y a un homme. E lì c'era un uomo. Qui est un serviteur. E quest'uomo era un servo. Il s'appelle Stiba. E si chiamava Siba. Et Stiba dit si, il reste quelqu'un. E Siba va a dire sì, c'è ancora qualcuno. Et David dit chi il est? E Davide chiede ma chi è quest'uomo? Eh bien, Stiba répond. E Siba va a rispondere. Il reste bien un homme. Oh, c'è un solo uomo. Il reste une personne. Rimane una persona sola. Mais pour vous l'imaginer aujourd'hui. E potete immaginarvi oggi. Stiba est en train de dire à David. Oh, Siba stava dicendo a Davide. David, tu sais. Oh, Davide, sai. Ne sois pas surpris. Non essere sorpreso. Il en reste un d'homme. Oh, c'è solo un uomo. Mais tu sais, David, il n'est pas comme tu crois. Oh, ma sai, Davide, non è come tu pensi. Il a des problèmes. Oh, quest'uomo ha dei problemi. Mais David ne répond pas. Ma Davide non risponde. Et on voit que Stiba parle avec lui. E vediamo che Stiba parla con Davide. Mais David, lui, veut savoir où cet homme il est. Oh, Davide vuol sapere dov'è quest'uomo. Et il dit à cet homme, amène-moi à sa maison. Quest'uomo gli danno l'indirizzo di casa sua. Et Stiba est toujours en train de parler. E Stiba continua a parlare. Il est en train de lui donner des détails de cet homme. Oh, sta dando dei dettagli dei problemi di quest'uomo. Il est en train de lui dire comment il est, son état. Oh, sta dicendo in quale stato si trovava. Mais ça n'intéresse pas David. Oh, ma questo a Davide non interessava. Il semblerait. Sembrerebbe. Mais il s'intéresse quand même à cet homme. Ma lui si interessa lo stesso a quest'uomo. Parce qu'il a un projet pour lui. Perché Davide ha un piano, un progetto per lui. Parce qu'il est le roi. Perché egli è il re. Parce qu'il est l'autorité. Lui è l'autorità. Alors il veut lui donner quelque chose. Allora va a dargli qualcosa. Il veut lui faire un cadeau. Oh, lui vorrebbe fargli un regalo. Et cet homme, lui, ne sait pas que le roi David va venir dans sa maison. E quest'uomo non sa mai che il re Davide un giorno va a cercarlo. Et toi, peut-être ce soir aussi tu ne savais pas que tu allais venir ici. Oh, può darsi anche tu stasera magari non sapevi di trovarti qui. Peut-être 5 minutes avant tu ne savais pas. Oh, 5 minuti prima non sapevi che saresti venuto a questa riunione. Tu t'es dit peut-être qu'est-ce que je vais faire ici. Oh, può darsi ti stai dicendo ma che ci faccio io qui. Eh bien si tu es ici. Eh beh, se tu sei qui. C'est parce que Dieu. È perché Dio. Dieu est amour. Oh, Dio è amore. Amen. Amen. Et l'amour de Dieu. E l'amore di Dio. Elle est manifestée en Jésus-Christ. Oh, è manifestata nel Signore Gesù Cristo. Et le roi David. E il re Davide. Ayant reçu de Dieu. Oh, lui ha ricevuto da Dio. L'autorité. L'autorità. La puissance. La potenza. De pouvoir faire du bien. Oh, di poter fare del bene. Alors comme il savait que dans la maison de Saül, de Jonathan. E come sapeva che dalla casa di Saul e di Jonathan. Il connaissait bien cette maison. Oh, conosceva bene quella casa. Alors il voulait savoir s'il restait quelqu'un. E lui era interessato a sapere se rimaneva qualcuno. Pour prendre soin de lui. Oh, per prendersi cura di lui. Et il arrive à la maison où il y a cet homme. E arriva alla casa di quest'uomo. Mais au fait, j'ai pas dit. Je ne vous ai pas dit. Non l'ho già detto. L'état de cet homme. Lo stato di quest'uomo non ve l'ho ancora detto. Cet homme, quest'uomo, Mephibosheth, avait un problème. Aveva un problema. Il avait ses deux pieds. Aveva i due piedi. Handicapé. E che non poteva camminare. Storpio. Il était pas terrible. Non era una gran cosa. C'est ce que Stiba, le serviteur, est en train de dire au roi David. Ed era Stiba stava cercando di comunicare questo al re Davide. Alors David écoute. Et David ascolta. Mais il ne
dis rien. Ma sta in silenzio. De même que Dieu. Domani Dio. Dieu te voit. Dio ti vede. Dans ton état. O può darsi ti vede, stiamo parlando spiritualmente, ti vede nel tuo stato. Tu as tes deux mains. O può darsi hai le tue mani. Tu as tes deux jambes, tes deux hai pieds. Le tue gambe, i tuoi piedi. Tu vois, tu parles. O tu, tu entends. Vedi, parli, ti muovi. Tu es bien. Tu sei bene. Mais la Bible dit. Ma la Bibbia dice. Que le roi David. Che il re Davide va a vouloir aller dans cette maison là où il y a cet homme qui a le problème. Lui va a cercare quell'uomo che aveva un problema. Quand on est dans le problème. Quando noi siamo nel problema. On trouve pas souvent des gens qui veulent venir chez nous. Non troviamo tante persone che si interessano a noi. On nous dit toujours si tu as besoin tu peux m'appeler. Oh sì, siamo bravi a dire se hai bisogno di qualsiasi cosa chiamami. Et quand le besoin est là. Però quando ti trovi nella necessità. Alors on prend le téléphone. E allora prendi il telefono. Et on dit l'ami. Oh, e dici pace fratello. Alleluia. On croit que c'est l'ami. E pensiamo che lui è l'amico, il fratello. Je suis dans le problème. Ci sono nel problema. Hai detto se avevo bisogno, ecco, mi sono nel problema. J'ai besoin. Adesso ho bisogno. Comme tu m'as dit que je pouvais compter sur toi. Tu m'avevi detto che potevo contare su di te. Tu m'as dit que je pouvais t'appeler quand j'aurais besoin. Oh, tu m'hai detto di chiamarti quando ne avevo bisogno. Alors j'ai besoin. Adesso ne ho bisogno. Est-ce que tu peux m'aider? Mi puoi aiutare? Oh! Je suis occupé aujourd'hui. Proprio oggi. Et demain? Sono occupato oggi. Demain je dois partir. Oh, e domani puoi aiutarmi? No, proprio domani. Giorno che parto, che me ne vado. C'est bien comme ça. A volte succede proprio così. Je sais pas en Italie mais en France c'est comme ça. Non lo so in Italia ma in Francia spesso è così. Je voudrais vous dire ce soir. Ti voglio dire stasera. Si les hommes nous oublient. Se gli uomini ti dimenticano. Dieu pense à nous. Dio ti pensa. Parce qu'il l'a donné. Perché lui ha dato. Jésus-Christ. Gesù Cristo. Afin que ce soir. Affinché tu. Afin que ce soir. Che affinché tu stasera. Tu puisses rencontrer Jésus. Tu possa incontrare Gesù. Et quand on voit la vie de cet homme de Mephibosheth. E quando vediamo la vita di quest'uomo Mephibosheth. Je sais que parmi nous il y a des personnes de tout âge. Io so che in mezzo a noi stasera ci sono persone di ogni età. Faut savoir que la vie de Mephibosheth. Et bisogna sapere che la vita di quest'uomo. Vous pourrez le lire dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 4 et verset 4. Potete leggerlo nel secondo libro di Samuele, capitolo 4, verso 4. Mephibosheth n'a pas toujours été perclu, handicapé des pieds. E quest'uomo non era sempre stato storpio. E prima non era così. On peut naître avec des problèmes. Oh, si può nascere con dei problemi. On peut naître avec un handicap. Oh, si può nascere con un handicap. Mais cet homme, Mephibosheth, ma quest'uomo, Mephibosheth, il y est arrivé un grave problème. Lui aveva, gli aveva, cioè, gli era successo un grande problema. Parce qu'il n'est pas né, il n'est pas né avec les deux pieds cassés. Non era nato con i due piedi storpi. Sa nounou, sa gardienne. Et la sua guardiano. Elle a couru avec lui. E correva con lui. Il avait 5 ans. E lui aveva 5 anni. Et en courant, ils ont couru. Elle a couru cette femme avec lui. E correndo dietro a questa donna. Et voilà que tout d'un coup. Ed ecco che tutto a un tratto. Et elle est tombée. E lui cade. Et quand ils sont tombés tous les deux. E cadono tutti e due. Quand il s'est relevé, et quando si rialza, il ne pouvait plus marcher comme avant. Lui non può più camminare come prima. Quel problème! E gli era capitato questo problema. Je voudrais vous dire, amis, frères et sœurs, e voglio dirti, fratello, sorella, amico, que le monde est comme cela. Et questo è il mondo. Le monde nous fait tomber. A volte si può cadere nel mondo. Nous sommes dans le problème, nous ne pouvons plus nous relever. A volte ci mettono dei problemi e ci troviamo davanti a questa caduta. Et quand nous voulons nous relever, e quando noi poi vogliamo rialzarci, sembrerebbe che nous sommes courbés, che poi non riusciamo più. Nous n'avons plus cette force. Non abbiamo più questa forza. Pourtant le cœur il y est. Può darsi il cuore è disponibile. Mais on n'a plus le goût. Ma non abbiamo più la maniera, la forza.
E c'est ça la vie d'aujourd'hui. Ed è a volte la vita di oggi. Mais la place du roi David. Ma il posto che aveva Davide était de dire, de redonner de la joie dans cette maison. Era nel potere di poter dare ancora gioia al cuore di quest'uomo. Permettez-moi de vous donner une petite expérience, un mot de témoignage. Lasciatemi raccontare una mia testimonianza. Dans l'année 2000, nell'anno 2000, Dieu m'a mis à cœur. Dio m'aveva messo nel cuore de m'occuper de la jeunesse. E di occuparmi dei giovani. Je n'aurais jamais voulu faire une réunion de jeunesse. Io sinceramente ve lo dico nel mio cuore, non avrei mai voluto fare una riunione per i giovani. J'aurais dit Elvis, prends la place, fais-la toi la réunion. Avrei potuto dire fallo tu Elvis, io non voglio farlo. Il y aurait eu quelqu'un, j'aurais dit prends ma place. E se ci fosse stato qualcuno avrei detto fallo tu, prendi il mio posto. Je ne mets pas faire une réunion de jeunesse. Io non riesco a fare tanto una riunione per i giovani. Mais voilà que tout d'un coup, ma poi tutto in un tratto, Dio a mis dans mon cœur, ha messo nel mio cuore, l'amour pour la jeunesse, l'amore per i giovani, pour m'occuper de cette jeunesse, e di occuparmi dei giovani. Alors je ne m'étais jamais occupé de la jeunesse. E prima non l'avevo mai fatto. Pour moi c'était une découverte. Per me era una nuova scoperta. Comment faire? Come farò, Signore? Alors dans la même journée, e così nello stesso giorno, j'ai pris la voiture, ho preso la mia macchina, avec un frère on a pris la voiture, on est parti, e con un fratello prendo la mia macchina, vado e parto. On a trouvé trois personnes, trois jeunes, e abbiamo trovato tre giovani, tre persone. Et dans la même journée, e nella stessa giornata, on était deux voitures complètes, e avevamo due macchine con i giovani. Et là, j'ai commencé à m'occuper de la jeunesse. E da lì ho iniziato piano piano a interessarmi dei giovani. Mais une chose que j'ai appris que je me rappelle, ma una cosa che io mi ricordo bene, c'est que la jeunesse de 15, 16 et 17 ans, e che i giovani di 15, 16 e 17 anni, moi je les avais eu avant eux, les 15, 16 et 17 ans. Io li avevo vissuti anch'io quest'età. Alors il a fallu que je repasse un peu dans ma vie. Allora ho dovuto fare come un esame nella mia vita. Je ne pouvais pas venir avec mes plus de 40 ans devant eux. Non potevo affrontare i giovani con l'età che avevo oggi. Il fallait que je me mette à leur base, à eux. E dovevo cercare di ritornare a questi livelli e ai loro pensieri. Mais moi je ne savais pas ça. Ma io questo non sapevo come si faceva. Je ne savais pas comment m'y prendre moi. E non sapevo, ero imbarazzato a questo. Mais quand Dieu met quelque chose dans un cœur. Però quando Dio comincia a mettere qualcosa nel cuore. Alors même si on ne sait pas comment s'y prendre. Allora anche se non sai come fare. Dieu nous qualifie pour son œuvre. Dio ti qualifica per la sua opera. Je commençais à faire les réunions de jeunesse dans ma caravane. Avevo cominciato così nella mia roulotte a fare queste piccole riunioni per i giovani. On prenait un texte de la Bible. Prendevo un testo dalla Bibbia. Et on commençait à le lire. E iniziavo a leggerlo. Et on commençait à prier. E pregavamo insieme. Oui. La petite caravane de mes enfants. Oh, la piccola roulotte dei miei figli. Servait d'église en un mot. Per me era diventata una piccola chiesa. Mais peu à peu, je découvrais les jeunes. E piano piano scoprivo il mondo dei giovani. Mais je ne savais pas que dans le cœur de cette jeunesse, il y avait autant de tristesse. E però non realizzavo mai che nel cuore di questi giovani poteva esistere tanta tristezza. Et pourtant, ils avaient la joie sur le visage. Eppure quando tu li vedevi nel viso, non pensavi mai e avevano un viso così gioioso. Ils avaient le sourire. Oh, sapevano sorridere. Ils étaient bien habillés. Erano ben vestiti. Et toute la journée, ils avaient la joie. E sembrava che a guardarli tutto il giorno erano gioiosi. Et une de mes nièces, une de mes nièces, de. Vabbè, cherche une parole. Une jeune fille. E una di loro, una giovane ragazza. Chose que je ne savais pas. E una cosa che non sapevo. Je savais que dans cette maison. Sapevo che in quella casa. Comme dans la maison de Mephibosheth. Come nella casa di Mephibosheth. Il y avait un problème. C'era un problema. C'est que les parents étaient séparés. E che i genitori di questa ragazza erano separati. Et chacun de leur côté faisait mener leur vie. E ognuno di questi genitori faceva la propria vita. Mais au milieu de tout ce foyer, il y avait des enfants. E in mezzo a questa famiglia separata c'erano dei figli. Des petits comme des grands. Dai piccoli arrivare ai grandi. Et de ceux que je m'occupais, c'était des grands. E io mi occupavo di quelli grandi. Mais quand je dis grands, c'est 15, 16, 17 ans. Quando dico grandi, dai 15 ai 17, 18.
Et une chose que je ne savais pas, c'est que c'est une de ces filles dans cette maison. Et non sapevo che in questa casa. Eh bien, elle, elle n'avait pas besoin d'aller dans les discothèques. Et che questa ragazza non voleva andare nelle discoteche. Elle faisait venir la jeunesse chez elle. Oh, lei chiamava i giovani da lei. Et chez elle, elle mettait la musique. E da lei si metteva la musica. Et ça dansait jusqu'au petit matin. E poi ballavano fino alla mattina. Et ça buvait. E bevevano. Et ça pour eux c'était la joie. E per que a loro sembrava gioia questa. Et quand je me suis occupé de cette jeunesse. E poi io quando mi sono poi come dicevo occupato di questi giovani. Et quand je suis rentré dans cette maison. E sono entrato in questa casa. J'ai monté les escaliers. E salivo le scale. Et j'ai parlé avec cette jeune fille. E ho parlato con questa ragazza giovane. Je me suis assis au bord de son lit. E mi sono seduto lì vicino a lei. Et sans me regarder. E senza guardarmi. Elle m'a dit qu'il y avait le problème dans sa maison. M'ha detto sì, c'è un problema nella mia casa. Comme dans la maison de Mephibosheth. Come nella casa di Mephibosheth. Pour elle, c'était impossible que ça soit résolu. E per lei era impossibile che il suo caso potesse essere risolto. Parce que le soir. Perché lei la sera. Elle dansait. Lei copriva con la danza. Elle buvait. Soffocava con l'alcol. À l'âge de 16 ans. All'età di 16 anni. Elle se croyait heureuse, elle faisait rire les gens. Sembrava voleva farsi vedere felice, faceva ridere gli altri. Mais moi quand j'ai parlé avec elle. Però quando abbiamo affrontato il discorso e ho parlato con lei. Sans me regarder. Lei non voleva nemmeno guardarmi. Elle regardait le mur. Lei non guardava a me, guardava la parete. Et les larmes coulaient. E lei piangeva. Parce qu'elle était en train de me raconter sa vie. Perché mi stava dichiarando la sua vita. Comment se fait-il qu'à l'âge de 16 ans soit si malheureuse? Come si può all'età di 16 anni essere così tristi? Laissez-moi vous dire. Lasciatemi dire. Qu'aujourd'hui plus qu'hier. Oggi più di ieri. Que l'ennemi. Che il nemico. Veut toucher notre jeunesse. Vuole toccare le nostre famiglie e i nostri giovani. Mais il a bien des moyens, l'ennemi. Et lui, lasciatemi dire che ha la maniera di riuscire. Et il sait quoi leur donner à notre jeunesse. Et lui sa come adescare i nostri giovani. Et je ne rentrerai pas dans les détails. Non voglio entrare nei dettagli. Je ne donnerai rien d'autre. Non voglio toccare nient'altro. Mais ce soir, je sais. Ma io so stasera. Je connais. Io conosco. Ce que la jeunesse aime aussi. Quello che amano i giovani. De vouloir ressembler à l'autre. Oh, vorrebbero avere un leader, sembrare a qualcun altro. Parce que l'autre est habillé en bleu. Perché magari quello si è messo un vestito blu. Alors c'est la mode. E allora quello veste la moda. Alors on suit la mode. Allora seguiamo questa moda. Et à un moment donné. E a un certo punto. La mode. La moda. Se démode. Oh, si démoda. Mais cade. L'évangile. L'évangile. Ma l'Evangelo. C'est pas une mode. Non è una moda. L'évangile, c'est l'évangile. L'Evangelo è la parola di Dio. L'évangile, c'est la parole vivante. È la parola del Signore. Comment se fait-il? Come si può? Que les jeunes comme les personnes âgées. Come i giovani o gli anziani. On a besoin de Jésus. Abbiamo grande bisogno di Gesù. Et aujourd'hui en France. E oggi in Francia. Et bien dans notre église. Oh, nelle nostre chiese. J'ai commencé avec deux ou trois jeunes. Avevo iniziato con due o tre giovani. Je commençais les réunions dans la caravane. Avevo, come ho detto, in una piccola roulotte, fare qualche riunione, interessarmi a loro. Et peu à peu, je découvrais les problèmes de ces jeunes. E piano piano ho scoperto un mondo di problemi in mezzo a questi giovani. Et comme la jeunesse grandissait. E quando poi il numero iniziava a crescere. Alors j'ai commencé à faire des réunions de jeunesse à l'église. Allora ho iniziato a portarli in chiesa. Mais avant de faire la réunion de jeunesse dans l'église. E prima di fare questa riunione in chiesa. Le dimanche. La domenica. On se réunissait. Si, ci radunavamo. Et la jeunesse. E i giovani. Bien souvent pleuraient devant moi. Tante volte li vedevo piangere davanti a me. Parce qu'il y en a qui avaient beaucoup beaucoup de problèmes. Perché ci sono molti che hanno dei problemi. C'était un peu comme la maison de Mephibosheth. Era come questa casa, la casa di quest'uomo Mephibosheth. Et un jour une maman est venue vers moi. Un giorno una madre viene da me. Et elle m'a dit Gino. E mi dice Gino. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Che cosa hai fatto a mia figlia? Ma fille c'est plus la même. Cosa è successo? Cosa gli hai fatto? Non è più la stessa. Je ne la reconnais pas. Non la riconosco più. Qu'est-ce que tu lui as fait? Cosa gli hai fatto? Moi je dis rien. Io non gli ho fatto niente. Je
dis c'est lui. È stato lui. Ça, c'est la puissance de Dieu. Questa è potenza di Dio. Oui, Dieu est capable encore à l'heure d'aujourd'hui de transformer les cœurs. Oh, sì, il Signore è capace ancora stasera di trasformare il tuo cuore. Et si ta maison ce soir. Et se nella tua casa stasera. Ressemblerait à celle de Mephibosheth. Se nella tua casa c'è solo apparenza, ma nella realtà c'è il problema come lo era nella casa di Mephibosheth. Alors Dieu ce soir. Allora Dio stasera. Comme il a fait avec le roi David. Come ha fatto il re Davide. Quand il est venu dans la maison de Mephibosheth. Quando è arrivato in questa casa di questo Mephibosheth. Il est venu le rassurer. È venuto per dargli una rassicurazione. Et il lui a dit une parole. E gli ha detto una parola. David dit à Mephibosheth. Oh Davide di a Mephibosheth. Ne crains point. Non temere. Je veux te faire du bien. Io voglio farti del bene. À cause de Jonathan ton père. A costo di tuo padre Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül. Oh, io ti renderò tutte le tue terre, le terre di Saul. Je te rendrai tout. Io ti renderò tutto. Ça veut dire que quelque part. Oh, vuol dire che da qualche parte. On lui avait pris. Gli avevano preso. Et Dieu ce soir. E Dio stasera. Comme le roi David. Come re Davide. Parce que quand on voit le roi David, le type du roi David, perché, il nous représente Dieu. Oh, quando noi vediamo il titolo di re Davide, noi vogliamo stasera simboleggiarlo a Dio. Parce que David dit. Perché Davide dice. Je veux lui faire du bien. Voglio farti del bene. De la part de Dieu. Da parte di Dio. Pour la maison de Jonathan. Oh, per la tua casa, per causa di Jonathan. Alors si ce soir ta maison. E se stasera la tua casa. Il y a le problème. Nella, non in chiesa, nella tua casa c'è il problema. Et tu te dis non, je ne peux pas m'en sortir. E tu dici io non riesco a camminare, io non riesco a uscire da questo problema. Les autres on peut les autres leurs problèmes sont résolus. Oh, tu guardi agli altri e dici gli altri hanno potuto risolverlo il loro problema. Mais ma maison à moi non. Ma la mia casa, il mio problema non me lo risolve nessuno. Alors on voit Dieu chez les autres. E allora on voit Dieu chez les autres. Inviamo e diciamo Signore, vai da quello, vai da quell'altro, non da me. Mais Dieu peut être ce soir chez toi. Oh, ma il Signore stasera ha scelto te. Il peut restaurer ta maison. Lui vuole ristorare la tua casa, la tua vita. Et le roi David. E il re Davide. Il rassure cet homme Mephibosheth. Oh, va a rassicurare quest'uomo Mephibosheth. Il lui dira sur toi, je ne veux pas te faire de mal. Oh, stai tranquillo, non temere, non sono venuto a farti del male. Je veux te faire du bien. Io sono venuto a farti del bene. Mais qu'est-ce que tu veux? Cosa vuoi tu? Pourquoi tu me regardes à moi? Je ne suis rien. Oh, perché guardi a me? Io non sono che nullità. Je ne suis qu'un chien, moi. Io non sono che un cane. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec moi? Ma cosa puoi fare con me? Et le roi David est porteur d'un message. Oh, ma re Davide è un portatore di un messaggio. Il lui dit, Mephibosheth. E gli dice Mephibosheth. Je vais te rendre ce qu'on t'a pris. Io voglio renderti ciò che ti hanno preso. L'ennemi. Il nemico. Il nous prendra tout. Cerca di prenderti tutto. Et il nous fera croire aussi qu'il prend des choses de notre vie. E fa anche credere che ti porta via quello che non hai. Mais laissez-moi vous dire que ce soir. Ma lasciami dire stasera. La Bible dit. La Bibbia lo dice. Car Dieu a tant aimé le monde. Che Dio ha tanto amato il mondo. Qu'il a donné son Fils unique. Che ha dato il suo unico figliuolo. Afin que quiconque croit en lui. Affinché chiunque creda in lui. Il a pas mis d'âge là. Hein? Non ha messo un'età. Afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point. Chiunque creda in lui non muoia. Mais qu'il ait la vie éternelle. Ma che abbia la vita eterna. Tu as besoin que ta maison puisse retrouver des valeurs ce soir. Può darsi tu stasera hai bisogno che nella tua casa, come nel tuo cuore, tu possa ritrovare dei valori. Est-ce que tu voudrais pas que ta maison puisse avoir un rayon de soleil? Oh, non vorresti tu che nella tua casa finalmente entrasse un raggio di luce? Est-ce que tu voudrais pas que cette lumière de Dieu vienne pénétrer ta maison? Non vorresti che la luce di Dio potesse entrare completamente nella tua casa? Ce soir, il y en a qui se disent c'est impossible. C'è qualcuno che dice mio marito non si convertirà mai, mia moglie, miei figli, mai. Mais ce soir, l'impossible peut devenir possible. Ma stasera l'impossibile parce può che essere possibile.
Mephibosheth, lui. Mephibosheth. Il ne s'attendait pas. Non se l'aspettava. Et peut-être que ce soir tu es venu. E può darsi tu sei venuto. Tu es venu dans le cadre de dire je vais venir. Oh, vado per andare. Mais Dieu est en train de te dire. Ma Dio ti sta parlando. Comme je suis en train de faire Elvis. Come sto facendo col fratello. Hey, l'ami. Hey, amico. Mon ami, mon frère, ma sœur. Amico, fratello, sorella. Jeune fille, jeune garçon. Giovane ragazza, giovane ragazzo. Je veux réparer dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison. Io voglio portare un riparo nella tua casa, nella tua vita, in tutto. Et toi, tu es en train de dire, mais qui? Ma tu mi stai dicendo chi? Moi? Io. Est-ce que Dieu pensera à moi? Tu pensi che Dio pensi proprio a me? Alors laisse-moi te dire que si toi tu ne lui penses pas à lui. E io voglio dirti che se tu non stai pensando a Dio. Lui pense à toi. Dio sta pensando a te. Cette réunion ce soir elle est pour toi. Questa sera questa riunione è per te. Vous savez, je suis ici en Italie. Lo sapete, io sono venuto dalla Francia e sono venuto qui in Italia. J'ai mon billet d'avion ici. Ho qui il mio biglietto di aereo. J'ai dit à ma femme que je rentrais lundi soir. Gli ho detto a mia moglie tornerò lunedì sera. Mais c'est pas sûr. Et non lo so, non sono sicuro. Non, c'est pas sûr. Non sono sicuro. À ma maison, on m'attend. Oh sì, la mia casa mi sta aspettando. J'ai téléphoné à mon fils. Ho telefonato ai miei figli, a mio figlio. J'ai dit tu viendras me prendre à l'aéroport à Genève. Io gli ho detto verrai a Ginevra in Svizzera e mi prenderai all'aeroporto. Ça c'est mon programme. Questo è il mio di programma. Et j'ai 10 petits enfants. E ho detto ai figli piccoli. Quand je vais arriver, pour moi, je me dis, je vais tous les prendre. Ho detto a tutti i miei nipoti, quando vi arriverò a casa, vi abbraccerò a tutti. Alors ce soir. Allora stasera. Qui me peut me dire, me certifier? Chi può mettermi per firmato? Qui peut me l'écrire? Chi me lo può scrivere? Que c'est sûr et certain que je rentre chez moi. Che è sicuro e certo che io lunedì torno a casa. Que la personne vienne me signer ici. Vieni, se tu sei sicuro, vieni qui e fammi una firma. Viens me dire ici que je vais rentrer Dimmi chez moi en France. Che io lunedì sarò a casa mia. Pas sûr. Non è sicuro. Mais je peux vous dire que je rentrerai quand même chez moi. Però credo lo stesso che ritornerò a casa. Il est fou ce français. Non capisco cosa vuol dire sto francese. Il dit qu'il peut pas, il dit qu'il peut rentrer chez lui. Può, non può. Che stai dicendo stasera? Parce que je vous ai pas dit. Perché non vi ho ancora detto. J'ai mon chez moi en France. Io ho ma maison. A casa, la mia casa in Francia. Mais j'ai ma maison dans le ciel. Però ho un'altra casa nel cielo. Il y a 32 ans. Sono 32 anni. Che j'appartiens a Jésus-Christ. Che appartengo al Signore Gesù. Il y a 31 ans que j'ai construit une maison avec lui. E sono 31 anni che sto costruendo la mia casa con lui. Je sers le Seigneur de bien plus nombreuses années aussi. Servo il Signore da parecchi anni. Et je peux dire une chose. E posso dirvi questo. Que même si je ne rentre pas chez moi en France. Che anche se non andrò a casa lunedì. Je rentrerai quand même dans ma maison. Sicuramente tornerò nella mia casa. Crois-tu ce soir? Credi tu stasera? Que ta maison peut être restaurée. Che la tua casa può essere ristorata. Crois-tu que ce soir Dieu ait le pouvoir de donner de la bénédiction dans ta maison? Credi che Dio abbia il potere di guarire le vostre case, fratelli? Crois-tu que ce soir Dieu peut te donner ce que tu vois sur les chrétiens? Credi tu che Dio possa mettere in ordine le vostre famiglie e dare a te che ancora non hai accettato il Signore e vedi nei figliuoli di Dio possa tu ricevere anche tu stasera questo? Mes chrétiens, chrétiennes. Cristiani e cristiane. Soyons réalistes. Siate realisti. Soyons vrais. Siate veri. Est-ce que l'ennemi? Il nemico. Ne nous a pas pris des choses aussi? E non ci ha forse preso delle cose da noi? Il nous a pris du temps. Non ha preso il nostro tempo. Je dis cela pour la France. Dico questo forse solamente per me in Francia. La prière a diminué. Non t'ha forse portato via la preghiera? La lecture a diminué. Non t'ha forse portato via la comunione della lettura? Nos forces ont diminué. Non t'ha forse portato via lo zelo? Oh, on croit toujours en Dieu. Sì, io credo sempre in Dio. Mais c'est plus ce feu, ce zèle. Ma però non bruci più. Non c'è più questo zelo. Ce soir. Stasera. Tu crois que Dieu aussi peut te redonner des valeurs?
Credi che Dio possa ridarti i tuoi valori, restituirti i tuoi valori? Et ne fais pas ça en disant c'est pour toi. E non dire all'altro guarda che ti sta parlando Dio. Non, c'est pour nous tous, pour vous qui êtes là. È per tutti noi. Vous le croyez? Lo credete voi? Que Dieu ce soir peut donner des valeurs à votre maison. Che Dio stasera può ridare i valori alla vostra casa. Mais il peut vous en redonner aussi. E può ridarvi, restituirvi. Mais pour cela. Ma per questo. Il faut une chose. Bisogna fare una cosa. C'est pouvoir dire oui, Jésus. È bello dire sì, Signore. Et même la jeunesse qui est parmi nous. E anche i giovani che sono qui stasera in mezzo a noi. J'avais 19 ans quand j'ai donné mon cœur à Dieu. Avevo 19 anni quando ho dato il mio cuore a Dio. J'en ai 51. Adesso ne ho 51. On peut tout regretter dans la vie. E si può pentirsi di tutto nella vita. Mais on regrette pas d'avoir donné sa vie à Ma Jésus. Non ti pentirai mai di aver seguito il Signore. Et je voudrais dire ce dernier mot. Voglio dire l'ultima parola. Les gens viendront vers toi. La gente verrà da te. Dire tu es trop jeune, attends. E ti dirà sei troppo giovane, aspetta. Mène joyeuse et brillante vie. Eh? Mène joyeuse et brillante vie. E anche se sei gioioso. Alors repousse toutes ces paroles. E non accettare queste parole. Il ne faut pas écouter cela. Non ascoltare questo. Tu es fou. Non ti diranno tu sei pazzo. C'est ce qu'on m'a dit à moi. E ciò che mi hanno detto anche a me. Mais j'ai pas regardé. Ma io non ho voluto guardare a niente. Je me suis tourné vers Dieu. Mi sono girato verso Dio. Parce que dans la maison où que je vivais moi. Perché nella casa dove vivevo. J'avais mon père qui était malade. Avevo mio padre malato. Je l'ai toujours connu malade. E l'ho sempre conosciuto ammalato. Mais que Dieu soit béni. Ma che Dio sia benedetto. Il a accepté Jésus. Ha accettato Gesù. On s'est baptisé ensemble. Ci siamo battezzati insieme. Le 26 janvier 1982. 20 giugno 1992. Je me suis baptisé dans de l'eau glacée. Mi sono battezzato nell'acqua ghiacciata. Et il n'y avait plus d'eau chaude. Non c'era acqua calda. Però non sentivo freddo. Mais aujourd'hui je suis là. E oggi sono qui. Et je ne regrette pas d'avoir donné ma jeune vie au Seigneur. Non mi pento, giovani, di aver dato la mia vita al Signore. Une chose qui me fait quelque chose. Una cosa che mi ha toccato. C'est qu'avant j'avais plein de cheveux. E che prima ero pieno di capelli. J'étais plus jeune. Ero molto più giovane. Aujourd'hui j'ai vieilli un peu. Oggi sei diventato vecchio. Plus de cheveux. Non ho neanche più tanti capelli. Je voudrais retrouver ma jeunesse. E vorrei ritrovare la mia giovinezza. E si je pourrais. E se potrei. Je mettrai un point d'arrêt. E metterei un punto di fermo. À 25 ans. 25 anni. Et puis je courrai pour le Seigneur. E poi inizierei a correre per Dio. Et je dirai aux âmes. E direi a tutte le anime. Et je dirai à tout le monde. E direi a tutto il mondo. Jésus vous aime. Gesù vi ama. Et ça je voudrais le faire. Questo vorrei fare. Jusqu'à temps qu'il revienne. Fino a che lui ritorna. Mais voilà. Maintenant faut arrêter de regarder les films. Però non è, dobbiamo smettere di vedere dei film. Parce que j'ai 51 ans, je peux plus avoir 25 ans. Perché ne ho 51 e non posso averne 21. Quoi qu'ils sont là mes 25 ans encore, hein? Però sono qui. Mais un peu derrière. Buttiamoci dietro ogni cosa. N'attendons pas de dire d'avoir tout pour faire pour Dieu. Non aspettare di avere tutto per dire servo Dio. Voulez-vous que votre maison reflète la gloire de Dieu? Volete che la vostra casa sia riempita della gloria di Dio? David a dit à Mephibosheth. Davide aveva detto a Mephibosheth. 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 Tu ne vas plus rester là-bas dans cette maison. Tu non rimarrai più in quella casa. Viens avec moi. Adesso verrai nella mia di casa. Tu vas venir manger à ma table maintenant. E mangerai sul mio tavolo. Pas de temps en temps. Non di tanto in tanto. Tous les jours. Tutti i giorni. Allez, on voit. Ah, Mephibosheth. Mephibosheth. Faut que je te dise. Devo dirti una cosa. Oui, roi David. Non, regarde-moi. Non, guardami. Tu viendras habiter. Tu verrai ad abitare. À Jérusalem. A Gerusalemme. Dans la présence de Dieu. Nella presenza di Dio. Non plus dans ta maison, mais non dans ma maison. Nella tua casa, ma nella mia casa. Ne voudrais-tu pas ce soir? Non vorresti tu stasera? Que ta maison devienne la maison de Dieu. Che la tua casa sia la casa di Dio. Que ta maison soit restaurée, rénovée. Che la tua casa sia ristorata, benedetta. Par la présence de Dieu, la lumière de Dieu. Dalla presenza di Dio. La vie de Dieu. La vita di Dio. L'esprit de Dieu. Lo spirito di Dio. Alors si tu le veux ce soir. Se tu lo vuoi stasera. Avec l'autorisation de mon frère. Con l'autorizzazione del fratello. Voulez-vous qu'ensemble on puisse prier Dieu?
Vogliamo insieme pregare Dio. On s'incline devant le Seigneur. Abbassiamo le nostre teste davanti a Dio. Et je voudrais faire cette prière avec vous. E voglio fare questa piccola preghiera con voi. Dire Seigneur. E dire Signore. Moi j'ai annoncé ta parole. Io ho annunciato la tua parola. Tu nous as montré la maison de cet homme. Tu hai ci hai fatto vedere la casa di quest'uomo. L'état de cet homme. Oh, lo stato di quest'uomo. Tu es venu par la main du roi David. Tu sei venuto per la mano di re Davide. Pour restaurer cet homme. Per poter ristorare, dare ristoro a quest'uomo. Pour lui donner ce qu'on lui avait pris. Per ridargli ciò che gli hanno preso. Et ce soir, frère et sœur. E questa sera, fratello, sorella. Ami. Amico. Dieu veut vous donner ce soir. Dio ti vuole ridare. Non pas avec une petite mesure. Non con una misura piccola. Mais avec une grande abondance. Ma con grande abbondanza. Alors si tu t'as dans ta maison. Allora se tu vuoi nella tua casa. Tu vois qu'elle est sur le point de s'écrouler. Oh che vuoi che il Signore benedica la tua casa. Si tu vois que dans ta maison il y a le problème. Se tu vedi che nella tua casa tutto si sta distruggendo. Si tu vois que dans ta maison il y a les pleurs et les larmes. Oh se vedi che nella tua casa ci sono lacrime. Alors moi je n'ai pas de pouvoir. Allora io non ho il potere. Mais je peux t'aider. Ma ti posso aiutare. Je peux prier pour toi. Posso pregare per te. Alors si c'est le cas pour toi dans ta maison. E se forse è il tuo problema stasera. Si tu as besoin dans ta maison. Se hai bisogno nella tua casa. Alors lève-toi. Allora ti voglio chiedere di alzarti. On va prier le Seigneur ensemble. Alléluia. Alzati. Se hai problemi nella tua famiglia. Ce soir, pregheremo il Signore insieme. E il Signore questa sera andrà a benedire le vostre vite. En disant c'est pour l'autre. Oh, non dire è non, per l'altro. C'est pour toi ce soir. Non, è per te stasera. Dieu ce soir intervient dans ta Dio maison. Dio stasera interverrà. Dieu veut bénir ta maison. Dio questa sera Dieu ti guarirà. Ta maison. Dio benedirà la tua Dieu casa. Dio veut donner la lumière et la vie dans ta maison. Dio porterà luce e vita. Ne résiste pas. Non resistere. Il y en a qui résistent. Oh, c'è chi magari resiste alla chiamata. Ne passez pas à côté de la maison de non Dieu. Non passare oltre la sua benedizione. Ne passez pas à côté de Dieu. Non passare oltre a Dio. Une dernière fois, je vous le demande. Ultima chiamata. Je sens qu'il y a des personnes qui doivent se lever. Io sento nel mio cuore che ci sono delle persone che si devono alzare. Et ils se retiennent. E si stanno ritenendo. Parce qu'ils se disent dans leur cœur. Perché stanno dicendo nei loro cuori. Écoutez bien ce que je vous dis ce soir. Ascoltami ciò che ti dico. Parce que tu te dis ce soir. Perché tu dici stasera. Si je me lève. Se io mi alzo. Les gens vont voir que dans ma maison il y a le désordre. Oh, la gente vedrà che nella mia casa ci sono problemi. Ils vont voir qu'il y a le problème, la difficulté. Vedranno che io vivo nelle difficoltà e nel problema. Alors je ne veux pas le faire voir. Allora non voglio farlo vedere. Alors tu refuses l'aide de Dieu. Allora tu stai rifiutando l'azione di benedizione di Dio. Alors une dernière fois, lève-toi. Allora ti supplico. Merci. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Alzati stasera. Levez-vous pour ceux qui ont besoin. Alzati per la presenza del Signore. Alleluia. Grazie Signore. Alleluia. Signore, grazie per la semplicità del tuo messaggio. Ma il tuo messaggio è arrivato ai nostri cuori. Signore, abbiamo problemi nelle nostre case, siamo attaccati nelle nostre case e noi vogliamo, Signore, che il primo culto, la primizia, Signore, della nostra offerta sia proprio la nostra casa, i nostri figli, Signore. Dacci la maniera di portarli a te, insegnaci come dobbiamo fare, Signore. Apri il nostro cuore, Signore, perché noi possiamo, Signore, portarti, oh Signore, chi la moglie, chi il marito, chi i figli, Signore. Abbiamo bisogno che la nostra casa diventi un culto per te. Padre, ti diciamo grazie. Intervieni non solo nelle nostre case, ma nelle nostre famiglie, Signore. Porta il fuoco dello Spirito Santo in ognuno di noi, Signore, e che possiamo coinvolgere tutti coloro, Signore, che ci stanno intorno. Padre, ti dico grazie in Cristo Gesù, il tuo figliuolo, il benedetto da ora e per sempre. Gloria al tuo nome, Signore. Sei lontano dal re, ma il re ti chiama. È una chiamata di grazia. Gesù. È una chiamata d'amore. È una chiamata di misericordia. Non far finta di non avere udito. Il re in persona ti sta chiamando. Ti ha chiamato per nome. Tu appartieni al Signore. I tuoi genitori stanno pregando per te.
La tua famiglia sta pregando per te. Si versano delle lacrime per te. È arrivato il momento di fare sul serio con il Signore. Hai conquistato ogni parte di me. Signore, ti dono la mia vita. Signore, ti dono il mio cuore. Innamoraci della tua parola. Padre di grazia, nessun altro è come. Signore, innamoraci della tua persona. Innamoraci di te. Tu soltanto puoi guarire. Tiraci con corde d'amore. Le ferite che ho. Alleluia. Nel mio cuore. Meraviglioso sei. Vieni Spirito Santo. Soffia su di noi. Soffia su di noi. Tanto mio sarai. Soffia su di noi. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Meraviglioso sei. Per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Io non desidero che te. 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 Meraviglioso sei. Per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Padre celeste, insieme, di pari consentimento, tu che ascolti la nostra preghiera, tu che li ami più di noi, Signore, tu che hai dato il tuo unico figlio per noi e per loro, ti preghiamo nel nome di Gesù. Tu vedi quanto dolore c'è nel nostro cuore, quanta sofferenza, chissà cosa vorremmo fare per tirarli fuori, ma non possiamo fare nient'altro che questo: pregarti e invocarti. Padre, nel nome di Gesù, liberali. Nel nome di Gesù, riportali in mezzo a noi. Signore, opera nei loro cuori e fa che nessuno di quelli che sono qui possano allontanarsi seguendo le lusinghe dell'avversario, perché moriranno eternamente. Ma noi vogliamo rimanere qui nella tua casa, alla tua mensa, alla tua presenza, nella benedizione dello Spirito Santo, affinché un giorno possiamo venire nella casa celeste e godere della tua benedizione per tutta l'eternità. Opera, te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Alleluia. Alleluia. Tu sei fedele. Quanti credete che Dio ha ascoltato questa preghiera e opererà? Alzate la mano. Alleluia. Noi rivedremo i nostri giovani ai piedi del Signore. Gloria a Dio. Alleluia. Signore, noi ci crediamo. Gloria a Dio. Alleluia.
Signore, grazie per i tuoi servi che ci hai mandato stasera. Grazie per la tua parola. Grazie perché tu hai fatto del bene a tutti quanti noi. E torniamo a casa gioiosi, allegri, felici, dicendo: è stato buono essere stato nella casa del Signore. Aiutaci a rimanere in piedi, Signore. Grazie, Padre. Alleluia. Gloria a Dio. Grazie, Signore. Ed ora la grazia del nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù, l'amore di Dio, il nostro Padre Celeste, la comunione, le consolazioni, la benedizione dello Spirito Santo resti con noi e con le nostre famiglie e con tutto il popolo di Dio da ora in eterno. Dio ci benedica.